non è un fotomontaggio, è veramente Viscomi ed ecco una maglia del Città di Varese, è tornato, quindi è vero, in carne e ossa, lo vedrete presto. Innanzitutto bentornato Grazie, Francesco. Andrea, grazie mille. Chi è la persona più contenta di questo tuo ritorno? Ah, sicuramente mia figlia. Ieri le brillavano gli occhi quando gli ho detto che papà rimaneva a casa. E dopo di lei sono anch'io contento perché tornare qua, dai, è sempre molto bello. Quindi Rebecca, che salutiamo, anche la tua Mia compagna compagna Angela, sicuramente, che mi è Angela, la stata salutiamo. vicinissima, anche lei è la persona più felice del mondo. Tra poco arriveranno i tifosi della curva, una decina, esporranno anche uno striscione. Tu hai sempre avuto un rapporto fortissimo col pubblico, ovunque sei andato, e in particolare a Varese. Ci sono alcune tue Sì, foto. beh, io ce l'ho appesa in casa quella del mio gol dell'1-1 col Bra, che mi sono lanciato praticamente sotto la curva. E no, i tifosi sicuramente avremo bisogno del loro sostegno, noi faremo di tutto per far sì di onorare la maglia ogni allenamento, ogni domenica e per riportare la passione che ho lasciato qua quando sono andato via, perché comunque i tifosi ci hanno sempre seguito ovunque. Per noi sono certo che saranno fondamentali. Non è il momento di fare promesse, ma una cosa che garantisci sicuramente al pubblico del Varese e Ma alla città qual è? che io mi schiererò in prima persona davanti, come ho sempre fatto, per far sì che in primis io e chiunque, qualunque mio compagno di squadra, dia l'anima a ogni allenamento, ogni squadra, in primis per i ragazzi che l'anno scorso hanno fatto una cosa straordinaria di mantenere viva la squadra della città, della mia città dove io vivo, portandola alla vittoria del campionato, e anche in merito loro glielo dobbiamo a quelle persone, alle persone che hanno preso in causa il Varese e l'hanno riportato. Quindi sicuramente io ci metto la faccia, ce la metterò sempre per far sì che ognuno di noi sputi il sangue ogni giorno. Grazie.